Amici rossoneri, siamo al 90esimo in questo momento. 6 minuti di recupero, ragazzi, 6 minuti di recupero. Vabbè, andiamo sul riposo su 1-0. Un grandissimo gol di Leao su uno stratosferico Diaz. Mamma mia, che parata! Grandissimo Maignan. Mamma mia, ragazzi, questi materassai della minchia sono riusciti a pareggiare. Vabbè, siamo da non mi ricordo quanto, praticamente un'ora abbiamo giocato in inferiorità numerica per l'espulsione generosissima, generosissima di Kessié, perché è una cosa pazzesca, due falli ha fatto e due cartellini gialli. Ha provato due volte Florenzi dalla distanza, ma niente, fuori di poco. Ragazzi, meritavamo la vittoria sicuramente, perché fare un'ora in 10 contro questa squadra è stata una roba pazzesca. Nervi a fior di pelle, però abbiamo 5 minuti, speriamo in un colpo di culo, una sbavatura, un contropiede, vediamo. C'è stato un grandissimo Diaz, un grandissimo Benasser, Leao, non ne parliamo, fortissimo. Ecco, un cambio secondo me nullo, è entrato proprio molle Giroud, che non ha dato nessun apporto alla partita. Siamo al minuto 35esimo dalla fine della partita. Un punto di merda contro sta squadra, Dio Cristo. Rinvio di Magnan, dai, dai, cazzo, una spizzata, qualcosa. Colpo di testa di Giroud, sponda, niente, niente, cade per terra Giroud. Questi ripartono. Una grandissima prova di carattere del Milan, perché veramente abbiamo giocato da Dio. Ovviamente un'ora a giocare in inferiorità numerica ci ha portati a questo. Ovviamente, grandissima parata di Maignan ancora. Mamma mia, va a finire che ci infilzano. Stiamo giocando nella nostra area, ragazzi. Ok, rinvio di Tomori. Tomori un muro, ragazzi. Tomori un muro. Romagnoli non mi è piaciuto come al solito, per niente. Anche sul gol, secondo me, poteva essere un po' più. No! Che arbitro di merda, ragazzi, che arbitro di merda, non ci posso credere. Calcio di rigore. Cazzo, ha tirato una legnata da 1 metro, che cazzo doveva fare? Non ci posso credere. No, ma dai. Ma dai. Calcio di rigore, scandaloso, scandaloso. Calcio di rigore, ragazzi, calcio di rigore, ma vaffanculo, che pezzo di merda. Calcio di rigore, ragazzi, confermato. No, c'è scritto penalty check, vabbè, ma testa pelata qua, era bello deciso. Poi si è ricordato sto faccia di merda di andare ad ammonire Hernandez per una mezza cintura che aveva fatto un quarto d'ora prima, no? E quel dentone di Suarez che ha dato un calcio a Maignan durante che poteva assolutamente poteva fermarsi perché. Voglio dire, ormai la palla era persa, no? Non è andato, non ha neanche ammonito, cazzo, neanche fallo ha dato. Porca puttana, ragazzi. I turchi, ragazzi, i turchi, è una roba pazzesca. Porca troia, ma guarda, a te mi tocca anche vedere il gol di sti quattro cani malati.
Non va bene, perdere così veramente mi giro i coglioni, guarda. Confermato. Porca puttana. Ma guarda te, al 95esimo questo da rigore, sto pezzo di merda. Cosa c'è? Un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Puttana troia. Sì, va bene. Calulo anche abbastanza ingenuo, figa, tira via quel cazzo di braccio. Suarez, tira il dentone, tira. Dio, cara, sta a vedere che andiamo a casa con 0 punti dopo che gli abbiamo rotto il culo tutta la partita. Porca puttana. Megna, fai il miracolo, cazzo, fai il miracolo. Facci portare a casa un cazzo di punto. Fai miracolo, cazzo, fai miracolo. Fai miracolo, fai miracolo, fai miracolo. Porca puttana, no! Puttana troia, bagascia, lada impestata, maiala. Dio Cristo. Che destino di merda, oh, che destino di merda. Ah, cazzo centrale, mi passa sotto i piedi a Magnan, puttana troia. Guarda, porca troia. Ma esulta sto cazzo, esulta che sei una pippa, sei. Dio santo, ma pensa a te, no? Ma quanto cazzo siamo? 7 minuti e mezzo, sì, si giocherà a dire tanto 1 minuto, vaffanculo. Va. 1 ora e 10 abbiamo giocato, per colpa di sto pelato di merda. Dio santo, ma vaffanculo. E già 2 partite, cazzo, che facciamo? Che giochiamo di brutto meglio degli avversari, praticamente lo prendiamo in culo. Che merda. Porca puttana, 98esimo siamo. Che sfiga di merda. Dai, Mignana, tirala su, figa, magari un colpo di culo. Dai, dai, cazzo. Scandaloso, scandaloso. Niente, dai. Ma che cazzo esulti che hai fatto una figura di merda, signore dei miei coglioni? Esulta, ma che cazzo ti esulti, Dio caro? Che avete giocato in 13 contro 10. È finita. Vabbè, ragazzi, 2-1. Bellissimo primo tempo del Milan. Ah no, non è finita. Che cazzo stanno facendo? Chi è che ha fischiato? Ah, mi sembrava che se ne stesse uscendo dal campo. Vabbè, comunque un primo tempo bellissimo. Li abbiamo messi sotto alla grande. Poi, vabbè, questo doppio giallo di che sì, ci ha rovinato, ci ha messo in croce. Cambio sbagliato e fare entrare il Giroud che, vabbè, camminava in campo e niente. Praticamente abbiamo giocato in 9, tutto lì. Sì, vabbè, adesso ci fanno anche l'altro. Vabbè. Cazzo.
Siamo al 90, no, 90, siamo al centesimo, siamo. Dio santo. Ma quanto cazzo recupero? Cioè, non che voglio che finisca, ma non si capisce un cazzo. Centounesimo. Che partita, ragazzi. Che partita. Troppo sfigati, cazzo. Troppo sfigati. Sta partita è rubata proprio. Basta, mi sa che. Minchia, te lo infilerei nel culo quel fischietto di merda. Ma porca puttana, che sfiga di merda. Vabbè, ragazzi, conclusione, l'abbiamo presa in culo. Perdiamo 2-1 immeritatamente perché nel primo tempo li abbiamo devastati. Leao ha fatto un bellissimo gol, quindi bravissimo. Benasser, credo, insieme a Leao, poi anche Tonali. Bravissimi, migliori in campo. Adesso c'è Pioli che si sta incazzando come una bestia, giustamente. Spinge lontano